71 scosse in 18 ore l'epicentro, manco a dirlo l'area del vulcano Solfatara, un lungo sciame che è stato registrato nel giorno in cui a Bacoli si discuteva di vie di fuga e dell'arretramento della stazione di Torre Gaveta, opera da 30 milioni di euro propedeutica alla messa in sicurezza dell'area e al piano di prevenzione del rischio sismico. Dopo l'apertura del tunnel che collega lo svincolo della tangenziale di Via Campana con il porto di Pozzuoli, l'intervento porterà alla nascita di una nuova via di fuga in caso di evacuazione. In particolare nella piccola frazione che sorge tra i comuni di Monte di Procida e Bacoli è prevista la realizzazione di una nuova strada a doppia corsia di marcia ed un'area di interscambio per i mezzi di trasporto. Gli interventi interesseranno anche l'intero borgo marinaro di Torre Gaveta, i marciapiedi, la piazza e i parcheggi esistenti. Ma ascoltiamo ai nostri microfoni il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Si lavora innanzitutto ad efficientare il sistema di trasporto pubblico. La stazione di Torre Gaveta era un problema che da tempo, da anni, attendeva una soluzione. La regione investe 30 milioni di euro, si fa un lavoro di demolizione, di spostamento, arretramento della stazione in maniera tale da liberare la strada principale che soprattutto d'estate è totalmente bloccata. Bellissimo intervento, cominciamo a breve, si concluderà in un anno e mezzo il lavoro. E sarà davvero una cosa molto bella alla fine. Ieri la Protezione Civile proprio qui a Bacoli ha fatto il punto sulle verifiche di vulnerabilità sugli edifici, il territorio, tutti i campi flegrei chiedono che ci sia uno step successivo, che è quello del sisma bonus. Lo sosterrete questo step? Lo devono chiedere al governo. Il governo attuale sta rapinando tutto quello che può rapinare del sud. Quindi io non ho nessuna fiducia, altro che sisma bonus. Questi hanno derubato il sud anche del fondo di perequazione infrastrutturale, quindi si sono rubati 3 miliardi e mezzo di euro.